Buonasera. Abbiamo come gruppo del Partito Democratico, secondo gruppo rappresentato qui alla Camera dei Deputati, inteso avviare questa richiesta che nella quinta commissione è stata già accolta e entro il 31 tutte le forze politiche potranno chiedere un'integrazione ai soggetti da udire. Contiamo di svolgere l'indagine nel mese di febbraio per essere già i primi di marzo pronti con una risoluzione o comunque una relazione che possa condensare il lavoro che andremo a fare. Purtroppo si va in parallelo, si innesta su un'indagine conoscitiva che avevamo già innestato per la riforma del patto di stabilità e ovviamente questo causerà qualche piccolo ritardo. Qual è l'obiettivo? Diciamo che nelle scorse settimane, ma devo essere sincero, anche nella coda della precedente legislatura, nell'interlocuzione che i gruppi parlamentari avevano avuto con il governo, ci sembrava che tutte le analisi che venivano effettuate vertevano essenzialmente su un si dice che non veniva mai declinato con piglio scientifico, per cui i bonus edilizi, tutta la partita dei bonus edilizi erano stati una cosa importantissima come volano economico, soprattutto in una fase di crisi seguita alla pandemia e quindi avevano, sì, è vero, accelerato il rimbalzo a V, vi ricordate? Diciamo, quando abbiamo provato a descriverlo durante quei provvedimenti che assumevamo nel pieno della pandemia, ma era costato eccessivamente troppo e soprattutto rischiava di andare ben oltre quelle che erano le aspettative dal punto di vista dell'impatto economico che si erano immaginate. Ma nessuno si dedicava a un intervento, a un'azione che andasse a valutare tutta la retroazione di queste misure, cioè qual è il beneficio a fronte di impieghi economici X, qual è il beneficio diretto che ha portato al sistema economico e qual è il beneficio indiretto dei vari settori produttivi che gravitano su questo strumento che ha portato al bilancio dello Stato. Al fianco ovviamente vi era tutta la partita legata alla rigenerazione urbana e alla transizione energetica degli edifici dell'enorme patrimonio privato italiano, da tutti ritenuto vetusto e soprattutto poco efficiente dal punto di vista energetico. Ed allora, nel mentre tutti quanti ci facevamo carico di rispondere al contenimento dei consumi, perché vi era da tamponare quello che stava avvenendo con la crisi in Ucraina, arriva invece la doccia fredda che quel percorso virtuoso che era partito un po' in sordina e che poi invece aveva portato a dei numeri interessanti, di fatto viene stoppato. E viene stoppato addirittura in una maniera molto più limitativa di quanto non fosse stato già fatto con un piano pluriennale nell'ultima legge di bilancio approvata dal governo Draghi, che già non ci pareva avesse una inclinazione particolare nei confronti dello strumento bonus edilizio, nello specifico sul super bonus. Questo che cosa ha prodotto? Ha prodotto che allo stato attuale noi abbiamo un intero comparto che rischia di fermarsi. Molto di questo comparto aveva fatto degli investimenti pluriennali contando su delle regole del gioco che erano state stabilite dall'ultima legge di bilancio del governo Draghi. Nelle more si è addirittura incancrenita la problematica legata ai crediti d'imposta, quindi alla possibilità che il sistema creditizio assorbisse i crediti d'imposta. E quindi rischiamo ad oggi, secondo le stime che ci vengono dalle associazioni di categoria, che circa 15.000 operatori economici, piccoli e medi artigiani, che si occupano del variegato mondo delle ristrutturazioni e dei bonus edilizi, rischiano di
dover portare con il prossimo esercizio di bilancio i registri in tribunale. Noi pensiamo che invece la misura sia stata una misura importante, che quell'impatto che ha avuto lo ha avuto in una forma assolutamente assorbibile, che tutti gli effetti diretti di quello che deriva dai bonus edilizi e soprattutto del superbonus debbano poter essere quantificati e debbano andare a sostenere l'iniziativa anche in un piano pluriennale di transizione energetica ed ecologica. Ma per fare questo, siccome ci siamo rotti un po' le scatole della logica del si dice, che ovviamente tende a dividere le categorie tra Montecchi e Capuleti, o declinatelo diciamo nelle rissosità che nella storia si sono succedute, vorremmo che ci fossero dei soggetti terzi, autonomi, indipendenti, che hanno gli strumenti per poterlo fare, che ci diano un'indagine econometrica di quelli che sono gli sviluppi concreti di una misura importantissima e poi che ci dicano anche in termini anche di beneficio per la transizione, per l'autosufficienza energetica hanno prodotto per il sistema paese. Siamo ragionevolmente certi che tutto questo venga a essere condensato in un risultato che possa anche riaprire il dossier per porlo all'attenzione nuova nell'interlocuzione con il governo. Ultima cosa e mi taccio, anche perché dopo che abbiamo fatto un'operazione che, diciamo, non avendo dei limiti, ha di fatto favorito le classi medio-alte nel recupero, nella ristrutturazione energetica delle abitazioni, poi questo processo virtuoso si vada ad interrompere quando invece stiamo passando a ristrutturare le case delle persone meno abbienti e soprattutto chi occupa gli edifici di edilizia residenziale pubblica, perché come sapete il termine del 31-12-2023 per dei soggetti che amministrano quegli istituti, che di fatto hanno una logica pubblicistica anche nell'affidamento di un intervento di questo tipo, rischia di essere un termine difficilmente raggiungibile. E peraltro i soggetti che dovrebbero, diciamo, effettuare queste opere avrebbero, a questo punto se lo pongono con ancora più fermezza, il problema di come scontare i crediti fiscali che ne deriverebbero. Noi su questo abbiamo lanciato anche delle sollecitazioni, una di queste si fonda sul ricettore di ultima istanza istituzionale, almeno per i soggetti di carattere pubblico, cioè per gli immobili che sono di proprietà pubblica. Si potrebbe immaginare di individuare un soggetto istituzionale che possa farsi carico dello sconto di questi crediti d'imposta. Sarebbe assolutamente sostenibile in termini di impegno economico diretto e sarebbe soprattutto sostenibile in termini di impegno economico-fiscale dei soggetti che potrebbero essere interessati. Qualcuno ha parlato di cassa depositi e prestiti. Ovviamente non siamo noi che dobbiamo dire a chi possa essere il soggetto deputato a farlo, però è evidente che se cassa depositi e prestiti nel primo momento di avvio di queste misure ha avuto un ruolo, non si riesce a comprendere per quale ragione oggi non abbia nella sua policy istituzionale la possibilità di poterlo fare, soprattutto per gli immobili residenziali pubblici. Allora, buonasera. Allora, intanto condivido totalmente l'introduzione dell'onorevole Pagano. Io vorrei dare qualche dato anche perché è importante definire la strategia che noi dobbiamo avere anche come 19ª legislatura nell'ambito della difficoltà che oggi comunque esistono, insistono in un settore molto complicato e soprattutto legato anche a una crisi energetica che è sicuramente sempre all'ordine del giorno, soprattutto in una situazione dove oggi, da qui al 2025, scadranno tutta una serie di incentivi che si possono tranquillamente citare: il bonus, il superbonus, la ristrutturazione, l'ecobonus, il sisma bonus,
eccetera. Insomma, si va dal bonus IVA immobili green, eccetera, eccetera. Questo cosa vuol dire? Che urge chiaramente diciamo, un'azione da parte del Parlamento, del Governo, ma soprattutto serve prima di decidere cosa veramente fare, in vista anche di una direttiva europea che darà giustamente, io dico, un chiaro impulso anche all'efficientamento energetico, noi dovremo capire effettivamente quali sono i numeri che fino adesso sono stati, diciamo, in base a queste risorse che sono state ingenti e che hanno dato sicuramente, secondo noi, un segno positivo, dobbiamo effettivamente, capire e conoscere i numeri, sia per quanto riguarda la parte economica, sia per quanto riguarda anche l'efficientamento energetico. Sulle 360, quasi 60.000 asseverazioni e i quasi 63 miliardi di investimenti di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione, ai quasi 47.000 di investimenti di lavori conclusi, anche qui ammessi alla detrazione, ai 69 miliardi di euro detrazioni previste a fine lavori, e potrei continuare con dati importanti che oggi comunque hanno ricadute economiche, sociali e occupazionali che sicuramente hanno dato oggi un grande impulso all'economia, ma soprattutto un risparmio di efficientamento, insomma, dal punto di vista delle energie e del gas. Vi faccio un piccolo esempio. L'incremento medio del valore immobiliare di unità abitativa che hanno beneficiato della riqualificazione energetica stimata dal 3 al 5% a seguito di un salto di classe energetica dell'immobile. Il Censis stima che sulla base dei dati disponibili la spesa di 55 miliardi di euro generati nel risparmio di 11.700 gigawatt all'anno corrispondano a 1,1 miliardi di metri cubi in meno di gas, pari al 40% del risparmio energetico. Cioè, cosa vuol dire? Che oggi noi ci troviamo, grazie a questa manovra, a un grande risparmio energetico che ricade sulle famiglie. E questi dati che sicuramente sono stati accuratamente, secondo me, ben gestiti sia da Enea e dal Censis, sono dati che però hanno bisogno di una chiara diciamo, certificazione da parte dell'Agenzia dello Stato e di tutti gli uffici preposti, perché questo ci può servire anche per immaginare il futuro. Un futuro che deve essere chiaramente tutto scritto, non solo in base alla direttiva comunitaria, ma soprattutto da parte diciamo, del Parlamento. Noi vorremmo su questo riuscire a individuare, grazie a questa indagine conoscitiva, quella, diciamo, quella roadmap che a parer nostro sarà quella di creare una specie di codice degli incentivi, un testo unico degli incentivi dove si possa tramite questo delineare in maniera strutturale un'azione per quanto riguarda il rifacimento, diciamo, la ristrutturazione degli edifici pubblici e, non pu e privati per poter dare stabilità, insomma, alle imprese, perché in questo caso posso programmare da qui a 10 anni in base, insomma, a questo testo unico, ma soprattutto cercando di dare, e qui termino, la possibilità anche ai cittadini di poter risparmiare molte risorse che oggi, come sapete benissimo, sono uno degli aspetti fondamentali. Guardate, non è tanto oggi quanto si incassa a fine mese in una famiglia, in un'azienda, ma quanti soldi rimangono a fine mese in un portafoglio. Questo è, secondo noi, insomma, l'aspetto fondamentale di questa nostra proposta. Grazie, beh, intanto un ringraziamento ai colleghi. Praticamente da cosa siamo partiti? Allora, intanto non parliamo soltanto di superbonus, ma parliamo di tutti i bonus edilizi che ormai da anni accompagnano il settore delle costruzioni e dell'edilizia. È giunto il momento, forse qualcuno potrebbe dire che andava fatto prima, ma oggi ci sentiamo di dire che ci sono le condizioni politiche, anche tecniche, per fare una seria valutazione dei costi e benefici. Perché
Perché finora quando si è trattato dei bonus ne abbiamo parlato sempre in termini di costi, li abbiamo affrontati durante le manovre di bilancio e ci siamo preoccupati soltanto di capire se c'era copertura finanziaria, fino a che punto e dove tagliare. Oggi siamo in grado di chiedere attraverso questa indagine conoscitiva anche di capire non solo i costi, ma soprattutto i benefici, che non sono benefici semplicemente in termini, diciamo così, monetari, perché il discorso fatto dai colleghi sull'efficientamento energetico è chiaro che va ben oltre quello che è un mero calcolo immediato di vantaggio economico, perché si protrae nel tempo, perché è un vantaggio non solo economico ma anche un vantaggio sociale e perché ovviamente va nella direzione in cui questo paese e l'Europa intera sta andando, che è quello della transizione ecologica, dell'efficientamento energetico delle abitazioni e di un intervento strutturale sul nostro patrimonio immobiliare, che è il fiore all'occhiello delle famiglie italiane. Siamo il paese che ha in termini di proprietà della propria casa forse uno dei livelli più elevati in Europa, perché per noi il mattone, la casa, è sempre stato, insomma, in qualche modo il centro del nostro sistema familiare. Oggi dobbiamo essere in grado di capire quanto questo patrimonio immobiliare è anche un investimento e non soltanto un costo, ma soprattutto in termini appunto di benefici ambientali, sociali e anche evidentemente economici. Quindi diamo molta importanza a questa indagine conoscitiva, chiediamo un rilievo costi-benefici che va oltre, diciamo, appunto la definizione meramente economica. Siamo in grado di poterlo fare perché ci sono numeri sufficienti e perché sappiamo qual è stato e quale sarà, potrà essere l'impatto di questi bonus edilizi, ma se vogliamo capire fin dove spingerci, dove magari insistere perché non ne abbiamo fatti abbastanza e magari anche ripensare alcuni strumenti, oggi è il momento di avere i dati e le informazioni. Coni si dice, come diceva il collega Pagano, non possiamo più andare avanti, pertanto questa è un'indagine conoscitiva che per noi ha una grandissima importanza, pensiamo che debba averla per tutti i gruppi parlamentari e che vada oltre appunto la dinamica meramente politica. Ha una valenza, ripeto, economica, sociale e anche, diciamo così, di fotografia di un paese che deve correre veloce anche utilizzando i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza attraverso l'efficientamento energetico e la transizione ecologica. Noi ci crediamo ancora ed è il motivo per cui chiediamo di avere dati certi per poter continuare in modo convinto e determinato in questa direzione che in questi anni è stata tracciata e che secondo noi ha dato dei risultati positivi, ma vorremmo quantificarli per capire come intervenire meglio e dove intervenire qualora gli interventi fatti finora fossero stati insufficienti. Proprio sulla logica del PNRR, siccome siamo in epoca, su scelta di questo governo, di una rivisitazione delle poste allocate, alla luce anche del fatto che molti target non sono stati raggiunti, ci interesserebbe capire per quale ragione invece questo è uno di quei target che è stato addirittura raggiunto in anticipo e se così è, il beneficio è tale da giustificare eventualmente la possibilità che si utilizzino ulteriori risorse a valere su fondi che probabilmente rischiamo di non spendere per dare un respiro anche più lungo a una misura che ha raggiunto tutti i target? Cioè, ha anche una grande attualità fatta in questo momento per evitare semplicemente che anche il dibattito sulle eventuali modifiche si trasformi in un altro libro dei sogni che poi, diciamo, quando scopriremo essere irrealizzabile sarà evidentemente troppo tardi. Abbiamo depositato due proposte che sono alla bilancio, è stata già accolta e incardinata. Una alla bilancio per quanto riguarda tutti gli aspetti macroeconomici di misurazione econometrica della misura. Per quanto riguarda invece l'ambiente, per tutti quegli aspetti che afferiscono al risparmio energetico, alla transizione ecologica e alla rivalutazione degli immobili di edilizia privata. Esatto, l'obiettivo è farci dare tutti i dati, per questo stiamo spingendo perché questo avvenga nel più breve tempo possibile, per poterli utilizzare sia nella riflessione che verrà fatta, che viene fatta in queste settimane sul PNRR, e sia
come non vi sfuggirà, ad aprile si approva il documento di economia e finanze. Immaginare che nel DEF ci possa essere una parte che riprenda le risultanze di un'indagine di quel tipo e lo utilizzi come punto di partenza per una politica organica degli aiuti e degli incentivi edilizi potrebbe essere sicuramente una cosa utile che il Partito Democratico mette a disposizione dell'intero Parlamento, sapendo che non esistono su questi argomenti che afferiscono allo sviluppo del Paese semplicemente una logica di contrasto.